avanti così. Vergogna. Vergogna. Vergognatevi, vergognatevi, vi dovete vergognare tutti. Bentornati ragazzi, bentornati sul canale. Io sono Franz, questo è Salottino. Iscrizione, like e commentiamo qui sotto. Facciamo andare il video virale, così che lo veda Pioli. Ah, mamma mia, che rabbia, che nervoso, che mi viene un nervoso. Abbiamo appena finito di vedere la partita. Sono stato in live su YouTube, su Twitch, su altri social. L'abbiamo commentata insieme. Questa vergogna, questo massacro, questo cimitero, questo schifo. Oramai non ricordo più un giorno che mi sono seduto qui e ho detto: cazzo, mamma che prestazione dei ragazzi! Oh, mamma come cazzo abbiamo giocato! Li abbiamo distrutti, li abbiamo massacrati! Non mi ricordo! Non mi ricordo, forse contro le romane era l'ultima partita. No, era Giroud che era in porta, ma non abbiamo massacrati manco là il Genoa. Cioè, non ce la faccio più. Cosa deve fare più un tifoso rossonero? Ogni volta sono 90 minuti, ragazzi, di sofferenza, di odio, perché ormai cioè, siamo passati dalla delusione all'odio più totale. Odio verso i giocatori, odio verso quella merda di allenatore che abbiamo. Odio verso tutti. Verso tutti. Sto cominciando a odiare tutti. Io che comunque faccio le trasferte, che faccio i chilometri, ma immagino quelli che vanno tutti i giorni, tutte le settimane a vedere il Milan, che sono andati a Lecce oggi, che vanno sempre a San Siro, che vanno sempre in trasferta. Cosa può pensare un tifoso? È scandaloso. Scandaloso. Ora mi sono calmato un po', ma in live veramente, ragazzi, ero una bestia totale finita la partita. Perché non si può vedere una partita del genere, che tu stai vincendo, l'ennesima partita che tu stai vincendo e stai, tra virgolette, dominando, perché alla fine non abbiamo dominato, abbiamo fatto un primo tempo buono. Sfumare due punti così a cazzo, rischiando anche di perderla sul finale. Sono tante cose che non mi spiego. E cercate di darmi una risposta nei commenti. Ma come cazzo è possibile che noi, Milan, da ormai tanti anni, com'è possibile che noi non riusciamo a giocare più di due partite, più di una partita, due o tre partite di fila, con la formazione titolare? Loftus-Cheek, dov'era stasera? Dov'era? Ah, aspettate, è normale, perché tu dopo che fai 90 minuti contro il Paris Saint-Germain con una prestazione mega galattica, giustamente hai bisogno minimo di 25 giorni di riposo. È l'unico motivo. Perché Loftus-Cheek dov'è? Loftus-Cheek, ma come tanti altri. Cioè, perché tutti questi infortuni? Stasera gli ennesimi due infortuni, Leao e Calabria. Leao a 10 minuti dall'inizio della partita si è sentito tirare il bicipite femorale e Calabria ha affaticamento muscolare dovuto, probabilmente perché ha giocato troppo il ragazzo, ma non è normale come cosa. Poi mi vieni a mettere Musa lì, terzino, non mi metti Florenzi, ti fa due cappellate Musa, lo vedi, dici ah, ok, adesso è il momento di rimediare. Mettiamo Florenzi. Oh cazzo, ma ci sei anche tu, Spizzi. Alistà, ci stai pure tu in panchina. Ma non ti avevo visto. E no, io ho messo Musa perché ho bisogno di corsa sulla fascia. Puro terzino Musa. Musa potrebbe fare qualsiasi tipo di ruolo, secondo Pioli. Il giocatore più duttile che sia mai esistito sulla faccia della terra. È un giocatore che potrebbe fare tranquillamente anche l'attaccante, a volte anche il portiere. Potrebbe fare qualsiasi ruolo sulla faccia della terra. Ma sì, mettiamoli a cazzo questi giocatori. Ma sì, mettiamo Musa terzino, tanto che vuoi che sia. La partita l'abbiamo già vinta contro il Lecce. Secondo voi il Lecce può recuperare due gol? Ma non è mica siamo contro il Napoli. Il Napoli. Ok, loro sono forti, tutto quello che vogliono, ma è Lecce. Adesso noi torniamo in campo con un'accelerata di Musa sulla fascia, la butta in mezzo, Giroud 3-0, easy. Le invenzioni. Dobbiamo chiamare Pioli l'inventore. Formazione, vabbè, la solita. Krunic, Pobega, Reinders, che
perché stasera sono contento per lui, ha trovato il suo primo gol. Ovviamente poi è strano, che tutti infortunati, tranne Krunic e Pobega, loro stanno sempre bene. Krunic quando si infortuna è roba di poco, roba di 2 o 3 giorni, che vuoi che sia. La partita dopo mica fa come Loftuncheek, che non gioca, no, Krunic è irremovibile in questa squadra. È l'uomo che deve giocare sempre, perché c'è scritto sul contratto, giochi sempre. Adli invece, che poverello, sta in panchina a esultare così con Giroud, perché lui può solo esultare, può fare solo quello, può cantare i cori della curva, ci mette anima e cuore quel ragazzo, ma purtroppo nel calcio, o perlomeno nelle squadre di Pioli, non significa un cazzo, non significa. Krunic, Pobega, che comunque nel primo tempo stava giocando anche bene, purtroppo peccato che c'ha quei piedi che sembrano 2 ferri da stiro. E, oppure probabilmente ce li ha montati al contrario, infatti magari dovrebbe fare una convergenza, una roba del genere, perché cioè, gli manca sempre l'ultimo passaggio, gli manca. Teo sta sempre a terra, Teo oramai abbiamo capito quest'anno non c'ha più voglia, ragazzi, secondo me già con la testa o al Paris Saint Germain o altre squadre non c'ha più voglia, è sempre a terra. Ok, l'assist, sì, vabbè, ha fatto l'assist, allora è fortissimo. Allora ha giocato una partita della Madonna? No, perché è sempre a terra, perché si lamenta sempre, perché quando può fare la giocata vincente non la fa mai. Come quel contropiede che abbiamo fatto lì, 3 contro 2, dove Teo si porta la palla per 70 metri e poi, vabbè, viene intercettato dalla difesa e quindi via. Che dire, è stata veramente una partita, l'ennesima partita straziante per noi tifosi milanisti. E meno male che questa era la parte di calendario più semplice, contro le piccole, contro Udinese, contro Lecce. meno male. Però questo problema infortuni, che secondo me è il primo dei problemi, dopo Pioli, dopo i giocatori, dopo, cioè il primo problema, ragazzi, è dovuto agli infortuni, che noi non riusciamo a giocare con una squadra titolare. Non mi so dare una risposta su questo, non capisco quale sia il problema, ma non c'è qualcuno che ce lo dice. Io adesso spero che la società, in questi 15 giorni di pausa nazionali, possa parlare veramente con Pioli, possa capire veramente, possa fargli pressione, come faceva un tempo Berlusconi, sugli allenatori, perché c'è qualcosa da cambiare, da sistemare. Ora entrerà in società Ibrahimovic, sperando di smuovere un po' questi giocatori che diciamo che quest'anno non stanno dando, e non parlo dei nuovi, attenzione, parlo dei vecchi, che non stanno dando magari quello che devono e che sanno fare. Speriamo che possa essere d'aiuto per i giovani, per i nuovi, per tante cose, per le nuove leve. Vediamo, perché io le ultime partite del Milan, ragazzi, veramente sto scoppiando, cioè, io faccio fatica anche a parlare con voi, perché veramente sono veramente imbestialito, che voi non avete manco l'idea. Ci sono alcune persone che si lamentano della Juve, del Napoli, che quest'anno arrancano punti, hanno problemi. Essere milanista quest'anno è la cosa più bella, perché è la cosa più bella, è la cosa anche più angosciante che ci sia. Perché se io vado, cioè io tifoso milanista, rosa cambiata, fenomeni squadra, probabilmente qualche giocatore più forte d'Italia, d'Europa, quello che sia, vado contro il Lecce e sono sicuro che comunque con Lecce se si vince. Ho parlato con un signore in trasferta contro il Paris Saint Germain, mi ha detto che quando lui andava a vedere il Milan dei campioni, il Milan di Ancelotti e quant'altro, sull'autobus, quando si andava allo stadio, non si parlava di se stasera vinciamo e quanti gol facciamo, a quanto vinciamo. Quando arriveranno, torneranno quei tempi? Mai! Mai! Perché questo Milan, ragazzi, non è il Milan che può contendersi la vittoria del campionato. Un terzo, un quarto posto,
E vi ricordo che tutti questi punti che stiamo perdendo, non dobbiamo guardare in alto alla classifica, perché la classifica oramai in alto lo stanno guadagnando punti, l'Inter e quant'altro, la Juve stessa, ma dobbiamo guardarci in basso. In basso ci stanno raggiungendo, e quello è il problema. Atalanta, un altro po' arrivano pure le romane. E attenzione, perché poi là ci sarà da combattere. È triste. È veramente triste, è triste, triste, triste. Devono darsi una scossa, perché così non si può andare avanti. Non può il Milan subire, e lo sappiamo, gli anni dopo il penultimo scudetto cosa sono stati. Però la società c'è, i soldi ci sono, gli investimenti sul calciomercato c'è. Cosa c'è ancora da sistemare? Abbiamo sempre problemi, e c'è sempre qualche cazzo di problema, come i funghi, infortuni, allenatore, quant'altro. Non se ne può più. Basta. Basta. Ci vediamo al prossimo video. Abbiamo 15 giorni dove dobbiamo riflettere, dove dobbiamo prendere respiro, fiato, perché torna la Champions e torna quella parte di campionato un po' semplice, come a detta di qualcuno. Da Franza è tutto.